questa mostra la Galleria LB di Cosenza propone tre percorsi distinti di tre artisti che propongono il loro percorso di fotografia, scultura e pittura con una tematica centrale che è condivisa, che è la tematica della donna. In tutti e tre gli artisti questa tematica viene sviluppata secondo dei canoni artistici differenti. Abbiamo Giuseppe Lo Schiavo che sviluppa attraverso la fotografia questa tematica utilizzando modelle nord europee, una modella albina africana. Abbiamo poi Barbara Bonfiglio che utilizza nelle sue opere la pittura e le sue donne diventano quasi dei manifesti pieni di colore, e poi le sculture di Claudia Giannulli che sviluppa una tematica più sensibile, una tematica più introspettiva, che è quella appunto della donna che si trova anche a vivere delle situazioni di malessere. Una mostra quindi che collega questi tre artisti con questi tre percorsi differenti, e il risultato è un incontro delle arti che viene sviluppato in maniera artistica e molto creativa. Il progetto Ad Vivum è nato, diciamo, da una ricerca sul ritratto fiammingo e sulla loro capacità di creare questa luce naturale all'interno dei loro ritratti, ma è terminata soltanto con la scelta del supporto. Le mie stampe sono infatti delle stampe G-Clay su carta 100% cotone, perché volevo avere appunto questo effetto della superficie che forse come velluto, e che si percepissero appunto tutte le gradazioni del nero che ho cercato di catturare nella mia immagine. Anche la scelta delle modelle è stata molto, molto, molto importante, come per esempio all'interno delle 8 fotografie è presente una ragazza albina africana di origine etiope. Ragazze soggette ad albinismo, che in alcuni territori africani vengono considerate come dei figli del demonio, e quindi ho cercato di evitare questa connotazione del tutto inopportuna dell'albinismo, facendo vedere appunto la bellezza di questa ragazza e la sua fierezza. I vestiti che ho utilizzato sono di una designer polacca che ha presentato la sua collezione ad Alta Roma nel 2013. Ho avuto il piacere di conoscerla e di collaborare con lei per sviluppare appunto questo tema fotografico. Ho cercato di lavorare molto con le ragazze in un modo abbastanza intimo, perché volevo trasferire a loro la capacità di lasciare un messaggio quasi indefinito, che lasciasse al fruitore appunto di definire e di ricreare la propria storia. Sono infatti delle immagini che hanno comunque un'espressività, secondo me, molto forte, anche a volte quasi violenta, nonostante siano molto semplici e molto intime. Però sono anche molto ambigue, quindi cerco sempre di lavorare su più punti di lettura dell'opera. Ricerca parte dalla figura, quanto comunque ritratto classico in chiave moderna. Vorrei comunicare comunque bellezza mista a spunti di riflessione. Infatti all'interno dei miei lavori sono presenti sempre o dei simboli oppure delle scritte, delle frasi che sono importantissime per il mio lavoro, sono la struttura portante. Queste frasi, questi simboli sono a sé stanti e non hanno nessuna attinenza con le figure all'interno dei quadri. Diciamo che queste scritte, questi simboli vogliono dare spunti di riflessione su argomenti che mi sono cari, quali lo sfruttamento degli animali, i cibi OGM, la censura da parte del potere, eccetera, eccetera. Il
quadro, con questi simboli, con queste scritte diventano un manifesto di un'idea. E all'interno di questa mostra c'è un mio lavoro che è un'installazione dal titolo Diary 395. È un'installazione formata da 50 pezzi ed è un diario collettivo sul mondo femminile, un diario visivo di parole, immagini, poesie e testi. Per quanto riguarda la componente estetica, diciamo che la mia ricerca si sviluppa in due fasi caratterizzanti, che sono una, i fondi monocromi e piatti che contrastano con la volumetria dei corpi, e l'altra gli inserti in rilievo fatti da materiale vinilico o inserti plastici.